Eccoci qua. Buonasera a tutti. Ragazzi, questa volta siamo in due. Oggi sono i soletti, Eliana ci raggiunge. Esatto, Eliana ci raggiunge voi perché ha avuto un piccolo imprevisto e ci raggiungerà senza problemi. Comunque, Mafi, questo è l'inizio dell'ottava puntata. Motivi bordali, quale fosse. Sì, sì, ormai tengo il conto. All'inizio nostro, però adesso tengo il conto. Brava, brava. Comunque, come dice, vogliamo startare? Inizio? Yes, vai! Allora, vabbè, comunque abbiamo fatto i nostri saluti, voglio ricordarvi di mettere like ai nostri contenuti, iscrivervi al nostro canale YouTube e continuate a mettere, a vederci in diretta, a mettere like e raccontarci le vostre storie mentre magari mettiamo dei box durante la settimana su Instagram e niente, contattateci, iscriveteci, fate quello che volete, non vi preoccupate. Il vostro contributo è preziosissimo, quindi mi raccomando, sosteniamo soprattutto questa sera, perché aspettiamo anche le vostre domande. Esatto. Infatti questa sera un ospite illustre che ci parlerà dei suoi eventi, dei suoi libri, del suo lavoro e soprattutto della sua esperienza da psicologo. A proposito di questa tematica, l'ospite speciale è... Vabbè, non voglio farlo dire a te questa cosa... Allora, Mafi, illustra un po', vai, illuminati. Ecco, devo dire che veramente è lunga la presentazione, è un ospite d'onore questa sera. Allora, l'ospite è il dottor Elpidio Cecere. Elpidio è uno psicologo, è uno psicoterapeuta, fondatore e amministratore delegato del TCE, il Therapy Center, di cui in diretta tra poco ci parlerà, e tra l'altro è anche uno scrittore, quindi parlerà anche dei suoi libri. E con lui, tra l'altro, Marco, faremo una panoramica generale. Questa sera non abbiamo un unico focus, diversi focus su cui ci concentreremo, tra cui anche faremo una panoramica sui tradimenti di coppia, quindi seguiteci. Diamo il benvenuto ad Elpidio Cecere. Ciao ragazzi, buonasera. Ciao Elpidio, benvenuto. Buonasera a Mafi, buonasera a Marco. Grazie per avermi invitato, per me è veramente un piacere essere qui. E un saluto a tutti gli amici di Quattro Chiacchiere. Grazie Elpidio, grazie a te comunque. Veramente io ti seguo da tanto tempo sui social per il lavoro che fai, ti stimo molto e sono molto contenta che tu abbia accettato di venire in questo nostro nuovo programma, in questo nostro nuovo format. Ma mi dicono dalle regie che sta entrando Eliana. Ah, eccola qua, allora accogliamola con un grande applauso la nostra Eli. Eccola, vabbè, ha fatto minuti di ritardo. Ciao Eli, benvenuta anche a te. Siete allora, entrati insieme, tu hai il nostro ospite con noi, apparentemente. Hai fatto apparizione con l'ospite. Comunque, Eli, tutto a posto? Tutto bene? Ok, no, tutto non dobbiamo bene. Continuare, perché aspettavamo te per iniziare a fare delle domande al video. Ah, inizio... Va benissimo. Tu inizi allora, e inizi con il botto. Subito proprio. Vabbè, avete già ricordato di commentare, di mettere like. L'ho fatto io al tuo posto, l'ho fatto io. Cosa principale, insomma. Allora, Elpidio, parlaci del tuo lavoro e innanzitutto com'è cominciata la passione per la psicologia. Questa è una domanda difficilissima, perché riguarda la mia vita. Io sono più bravo... Io sono più bravo a parlare degli altri che di me, però la mia passione per quanto riguarda la psicologia nasce da quando ero piccolo. Ho avuto sempre una propensione nel conoscere gli stati d'animo degli altri, in particolar modo quando si parla di emozioni e di pensieri, e vedevo che quando qualcuno stava male ero sempre quello che era lì, era pronto sia ad ascoltare, che è una cosa che purtroppo oggi non sappiamo fare più, ma poi anche a dare un consiglio, che poi nel corso del tempo con la parte psicologica è cambiato, no? Perché non è più il consiglio, ma diventa qualcosa che riguarda la competenza. E quindi poi nel corso del tempo ho iniziato a leggere libri di psicologia, come dicevo prima, mangio tutti i giorni pane e psicologia, mi piace da morire, come funziona la mente umana, come noi ragioniamo, come utilizziamo i nostri pensieri e come utilizziamo le nostre emozioni. E poi il quinto anno la mia professoressa di inglese mi regalò un libro sulle emozioni di Goleman, che riguardava proprio la psicologia. Lei mi disse: sei portato per fare questo lavoro,
E feci i test ed entrai, e da quel momento in poi non ho mollato. Il mio obiettivo è sempre stato questo, cioè Ed è quello di... destino, il figlio, è destino. Sì, È il sì, tuo sì. destino proprio da sempre. Bello. Sì, è stato per me è un modo per, io lo dico sempre, è un modo per stare tra le persone, anche quello che stiamo facendo adesso. Parlare di Bellissimo. psicologia per me è una grande responsabilità. Sì. Sono giovane, ancora giovane. E ho tanta voglia di imparare, ho tanta voglia di mettermi in discussione e ho tanta voglia di raccontare alle persone quanto è importante andare dallo psicologo. È vero, no, è importantissimo. Infatti, io penso che comunque, sai, a volte c'è anche sempre questo, voglio chiamarlo pregiudizio, che magari chi va a farsi aiutare, diciamo così, magari non lo so, non è visto buono, perché c'è cioè, nel senso dice, guarda, ti fai aiutare addirittura. Io ti parlo del mio caso, io ce cioè, lo dico apertamente, io ci vado. Che può essere un appuntamento long distance che ci vado una volta al mese, a cui mi sento che magari di andarci ogni 15 giorni, però sento solo che mi fa bene. Però c'è questa cosa proprio tra le persone che non lo so, è una cosa troppo, la prendono troppo, non, poco seria la cosa, cioè andare magari a farsi aiutare o magari no, Marco, ma aiutare, no, no, dici, dici, dici. dicevo, purtroppo il tutto parte da un pregiudizio sul quale cerco di starci negli ultimi anni, no? Il lavoro che sto facendo anche quando porto la psicologia tra la gente, il pregiudizio che piano piano stiamo cercando di smantellare noi psicologi del web è che andare dallo psicologo non è per pazzi, ma è per coraggiosi, ma non perché dobbiamo, È per come tutti. dire... sì, è per tutti, no? Perché dobbiamo illuminare il nostro lavoro e far entrare i pazienti. No, non è per questo. È proprio perché uno deve credere in un miglioramento e tante volte purtroppo un amico non ti può dare una mano perché Esatto. vuoi o non vuoi, e questa è una prima riflessione che voglio fare insieme a voi, quando io ero piccolo e mi lasciava la ragazzina, gli amici invece di stare nella mia sofferenza mi mettevano la mano sulle spalle, sulla È pacca sulle vero. spalle e mi dicevano: vieni a ballare con noi. Ma la Sì. sofferenza non si supera così. La sofferenza si supera stando nella sofferenza, insegnando alle persone a stare lì, a capire, a soffrire, a buttarsi nel fango, piano piano rialzarsi, pulirsi, lavarsi, mettersi quel profumo e poi insieme camminare, no? Quando ci diciamo che noi vogliamo raggiungere tutti quanti la felicità, ma in effetti non è così che si raggiunge la felicità. La felicità si raggiunge grazie all'esperienza con la nostra sofferenza. E quindi quello che dicevi prima è fondamentale, il coraggio di andare e di dirlo Sì. è Ma qualcosa che deve perché io non essere una ci vedo cosa niente di normale. male, anzi, Ma no, assolutamente. Cioè... anzi, anzi, trovare anche il coraggio, perché molti vanno e non hanno il coraggio. Quindi, Marco, tu che l'hai detto è una cosa importantissima, anche perché è una cosa normale. Bisognerebbe viverlo come una cosa normale, ma purtroppo c'è ancora qualche pregiudizio da superare. Sì, ci hanno dato una grossa mano le influencer, gli Sì, influencer nell'ultimo aggiungo periodo, che... vero. ci Su questo hanno... sì. Vero. Tra l'altro è Vabbè. Aggiungo cambiato, si è modificato una cosa, fortunatamente. che anche io mi sono rivolta, sì, che anche io mi sono rivolta ad una psicologa per superare una situazione di impasse in cui ero uscito da una relazione e in quel momento era come se io mi sentissi bloccata in quella situazione senza riuscire ad andare avanti. Quindi è durato veramente poco, avrei dovuto fare di più. E penso sempre che ci ritornerò, però insomma, anche quel poco mi è servito tanto. Vedi, anche questo è un messaggio importante, no? Ci sono due modi per affrontare una consulenza con uno psicologo. Uno è andarci per portare un'esperienza iniziale, che appunto è una consulenza psicologica. Il secondo invece fa riferimento ad un percorso di psicoterapia. Sono due cose differenti. Il percorso di psicoterapia presuppone che tu possa lavorare sulle tue caratteristiche di personalità e sul tuo schema mentale. Invece, quello che diceva poco fa Eliana è: io vado perché ho bisogno in quel momento di un qualcosa. E tante volte io lo dico ai giovani colleghi che vengono a fare tirocinio da noi: molti pazienti ci utilizzano come strumento per i loro disagi. Fanno
fategli capire e fate capire a tutte le persone che vengono da noi che oltre allo strumento che noi siamo in quel momento, perché non possiamo utilizzare un altro, un'altra terminologia, dobbiamo insegnare a pensare al paziente, non secondo il nostro pensiero, ma secondo il suo pensiero, che è una cosa difficilissima. Sì. È la cosa più difficile, immagino, certo. Sì, assolutamente vabbè. Sì. Comunque, allora, io vado direttamente al punto. Ti faccio una domanda. Nel senso, vedevo comunque i tuoi social, mi ha molto colpito il tuo intervento sul perché una persona ti cerca anche se non ti vuole. Per la mia esperienza, penso che esistano tanti casi. Tu ci puoi illustrare l'argomento? Certo, assolutamente sì. Allora, è un argomento grandissimo, gigante, che mi portano tantissimi pazienti in terapia. Proviamo a dividerlo in pezzettini, così da dare anche delle pillole ai nostri ascoltatori, a chi ci sta ascoltando adesso. Certo, certo. Ci sono coppie che nascono e finiscono nella stessa serata, ok? E quella è una relazione sessuale, una cosiddetta relazione veloce, rapida, ok? Sì. Poi ci sono altre relazioni che nascono e che sono le cosiddette relazioni tra amanti, no? Dove o uno dei due può essere l'amante dell'altro, quindi c'è, non so, una donna che ha il marito che nello stesso tempo decide di buttarsi all'interno di un'altra relazione con un partner che è single, ok? E quindi anche in quel caso sono quelle relazioni che nascono, si vedono, continuano a stare con l'altro, insomma diventa poi un caos. E poi c'è la relazione duale, quella classica, dove io mi fidanzo con un partner che può essere un uomo o una donna e continuo la mia relazione nel corso del tempo. In tutti e tre i casi è importante chiarire e fare un passaggio fondamentale. Ogni volta che noi conosciamo qualcuno, dobbiamo ricordarci di stabilire il ruolo e le regole. Cioè, anche in questo caso, nella nostra relazione, perché questa è una relazione a quattro in questo momento, da quello che vedo più le persone che ci stanno ascoltando, abbiamo delle regole e un ruolo. Okay? Il ruolo è: io sono quello che viene intervistato, quindi rispondo alle vostre domande e voi mi ponete domande, riflettiamo insieme. E le regole sono chiare, cioè la regola è: il PDO aspetta prima di collegarti, indossa le cuffie, mi raccomando, ci puoi chiamare così, ci possiamo dare del tutto, è fondamentale questa cosa. Sì. E allora, quando i pazienti vengono da me e mi dicono, no, ma io sono uscita con quel ragazzo, no, io sono uscito con quel ragazzo, ma perché poi si è comportato così? Io dico, faccio sempre una domanda, dico, il ruolo che avevate qual è? No, vabbè, ecco, ma stavamo uscendo, stavamo facendo, stavamo dicendo. No, il ruolo è la parte più importante da avere all'interno di qualsiasi tipologia di relazione. Se tu hai un ruolo, hai anche le regole. Allora, quando il ruolo non lo conosciamo, ci dobbiamo definire amanti. Non ci sono regole poi automaticamente, non no? In quel rapporto. Anche nella regola però tra amanti ci potrebbe essere una regola, che è quella di usciamo, siamo insieme sessualmente e arrivederci. Basta, è, basta. Okay. È quello, Anche quella è una regola. Cioè, l'importante è che tutti e due lo sappiamo. Io e mia moglie abbiamo una regola a livello relazionale, cioè mia moglie sa che se io dovessi scoprirla con un altro uomo che si bacia, io la lascio. Con la stessa cosa vale per me, è uguale, no? È la stessa regola, è una regola condivisa. Poi ci sono coppie che vengono in terapia, che hanno relazioni a tre, lo sanno, cioè fanno sesso a tre, escono con altre persone. Quella è una loro regola, che è accettabile o no, ma è una loro regola. Ed è fondamentale. Se tutte e due condividono la stessa regola, stiamo tutto quanto a posto, cioè nel senso che non ci sono problemi. Il problema è quando nella relazione, insomma, o in qualsiasi rapporto, non tutti conoscono bene le regole, quindi magari ci aspettiamo altro nelle altre persone, cioè quello che daremmo noi, faremmo noi dagli altri, quello a cui si riferiva Marco, perché a me piace molto seguire la tua pagina, perché tu dai anche queste chicche, queste pillole. Sì, queste pillole tramite reel, no? Quindi in cui molti ci rispecchiamo. Ecco perché ci ha molto colpito
Mafi, comunque ti volevo dire, innanzitutto salutiamo Luigi e Ionese, grazie. Ciao Luigi, che fa troppo. Leggi la domanda che ha fatto, e non è ignoranza, Luigi, sappilo. No, infatti penso che sia una cosa, ecco, vedi la regia che tra l'altro ringraziamo, ce la manda anche in sovraimpressione. Luigi ti chiede, dottore, qual è la differenza tra psichiatra e psicologo? Poi ironizzo dicendo, scusate l'ignoranza, ma in realtà sembra sottile secondo me la differenza, ma non lo è, quindi spiegaci bene. Allora, io voglio innanzitutto ringraziare Luigi, perché dovete sapere che molti colleghi miei che iniziano il percorso di tirocinio dopo 5 anni di studio di università non la sanno ancora la differenza. Quindi, quindi non è non è assolutamente ignorante. Anzi, fatemi, lo dico sempre durante gli eventi, i corsi, fatemi tutte le domande che volete. Okay. Anche le più sceme, allora, diciamo così. No, sì, anche sembrano che banali, essere... però... Ragazzi, l'ignoranza si combatte con la domanda. Alla domanda, se dai la risposta, riusciamo a combattere l'ignoranza. Quindi esatto. Fate tutte le domande che volete. Allora, sì. Qual è la differenza? In maniera semplice e chiara, come piace sempre a noi. Lo psicologo è un professionista che si è laureato dopo 5 anni, quindi ha fatto 5 anni di studi all'Università di Psicologia, poi fa un tirocinio e decide di abilitarsi, quindi si abilita al ruolo di psicologo entrando all'interno di un albo, che è una lista dove se voi andate adesso e scrivete ordine degli psicologi della regione Campania, scrivete il mio nome e cognome, io sto su quell'albo. Okay? Perché sei abilitato, chiaramente. Perché sono abilitato, perché ci sono persone che dicono io sono psicologo, vai a vedere, non ci stanno e quindi rischiano la denuncia. Certo. E questo è lo psicologo. Lo psichiatra, invece, è un professionista che si è laureato in 6 anni di medicina, quindi è entrato a medicina, non è entrato a psicologia, quindi ha fatto 6 anni, è un medico. Mm-hmm. Dopo i 6 anni di medicina, fa 5 anni di specializzazione in psichiatria, quindi studia per 11 anni. Ok? Finiti gli 11 anni, che cosa può fare uno psichiatra? Può prescrivere psicofarmaci o farmaci in generale, che lo psicologo non può fare. Okay. Quindi la differenza principale tra lo psichiatra e lo psicologo è che lo psichiatra può prescrivere farmaci e lo psicologo non può prescrivere farmaci. Chiarissimo. Okay. Poi, visto che... Dici. Dicevo, vai. È anche importante, però, un altro passaggio, così chiariamo tutto, che c'è un'altra figura, che è lo psicoterapeuta. Che lo psicoterapeuta è lo psicologo che dopo 5 anni di studio, il tirocinio e l'iscrizione all'albo, studia per altri 4 anni. Quei 4 anni che studia gli servono per diventare psicoterapeuta. Infatti io sono psicologo e psicoterapeuta, perché ho studiato sia i 5 anni di università e poi ho studiato altri 4 anni del percorso di psicoterapia. Lo psicologo può fare delle consulenze psicologiche e ha delle tecniche che utilizza. Lo psicoterapeuta e psicologo può utilizzare altre tecniche perché ha studiato altri 4 anni, quindi può fare dei percorsi lunghi, può lavorare sulla psiche dell'individuo, insomma è qualcosa di molto più completo. Ma lo psicologo e psicoterapeuta non possono prescrivere farmaci, quindi quando andate da uno psicoterapeuta e gli dite «Dottore, mi può prescrivere dei farmaci?» Io non posso farlo, come anche i miei colleghi. Okay. Solo lo psichiatra, quindi, nel caso può prescrivere dei farmaci. Lo psichiatra, il neurologo o il neuropsichiatra infantile che si occupa appunto della parte dell'area mentale, dei disturbi mentali del paziente, può prescrivere questa tipologia di farmaci. Ok, chiarissimo. Okay, chiarissimo. Come dicevo nella tua presentazione, oltre ad essere psicologo e psicoterapeuta, tu hai fondato anche un centro, tra l'altro chiedo alla regia, ringraziandolo, mentre ci parli, ci dici che cos'è questo TCE, non so se lo pronuncio bene, sì. Addirittura so che è l'unico centro di psicoterapia. Dove operi, come nasce questo centro, che ha anche una bella pagina che possiamo seguire su Instagram? Allora, il TCE Therapy Center, quindi l'avevi pronunciato benissimo, okay. Il TCE Therapy Center nasce nel 2018 da un'idea che ho avuto, che era quella di portare, come dicevo anche prima nell'intervista, la psicoterapia tra le persone, tra la gente. Io sono uno di quelli che crede fortemente in un messaggio forte che vorrei lanciare a tutti quanti, tutte le persone che ci stanno ascoltando, che è vero che la psicoterapia
online funziona ed è efficace, perché la scienza lo dimostra, ma il mio obiettivo è quello di creare dei punti di riferimento sul territorio. In Campania abbiamo tantissimi centri, oggi mi trovo a Casa Giove, che è uno dei TCE, ma ne abbiamo tantissimi, come anche poi in altre regioni, in particolar modo a Roma abbiamo uno dei TCE più sviluppati, e quindi negli ultimi 6 anni io ho deciso di investire la mia vita appunto nella TCE per farla diventare un'azienda a tutti gli effetti di psicoterapia e poi di formazione. All'interno del TCE oggi collaborano tra dipendenti e partita IVA, insomma più di 120 persone che lavorano con me e che fanno parte della mia squadra. Il TCE è un centro, non voglio diciamo pubblicizzarlo, ma è uno dei pochi centri in Campania e in Italia che si occupa sia di psicoterapia che di formazione, dove all'interno lavoriamo con bambini, adolescenti, adulti, anziani e coppie. Quindi noi abbiamo abbracciato tutte le aree, tutte le età, come? Attraverso degli esperti che si occupano solo ed esclusivamente di questo. Voglio far riflettere un po' tutte le persone che ci stanno ascoltando, anche voi. Quando voi andate dal medico di base e il medico di base vede che avete un neo qui sul braccio, sì, un medico di base bravo dovrebbe dirvi vai dal dermatologo. Dallo specialista, no? Dallo specialista. Quindi, oppure vede che vi fa male il cuore, sì, vi può fare una visita perché è un medico, però dovrebbe dire vada al cardiologo. Esatto. Quando i pazienti vengono da me e soffrono di un disturbo che non è nelle mie competenze, perché io non sono un tuttologo, okay? Chiaro. Ma nessuno di noi, no? In nessun lavoro lo è, quindi questo è importante. Quindi io voglio fare un passettino indietro e ti dico, lo sai che nella mia squadra c'è un professionista che si occupa di depressione, ad esempio? Mm-hmm. Ti affido a lui o ti affido a lei. È fondamentale questo. Io credo che ognuno è specializzato in un settore, che ognuno può diventare bravo in quel settore, e soprattutto io credo nell'equipe, nella squadra. Cerchiamo di rubare uno dall'altro le informazioni, le competenze. Aiutami a fare questo. È fondamentale uscire da questa porta e vedere che ci sono i miei colleghi nel corridoio che lavorano nelle altre stanze, chiedere un consiglio. È una crescita che è fondamentale per la squadra e per la nostra professione. Abbiamo lo stesso modo di pensare, il figlio comunque. È un team. Sì. È un team, cioè sì, di esperti di vario genere che comunque trattano a seconda della problematica che hanno di fronte. Ma poi, Mafi, ritorniamo sempre sullo stesso discorso della volta scorsa, che il cantante singolo non è solo il cantante, è tutto il team che c'è dietro. Certo, come diceva anche Nicola nella scorsa intervista. Quindi, ma comunque in qualsiasi lavoro. Se non c'è l'appoggio, il lavoro di squadra, il lavoro tra colleghi, insomma niente può essere portato a termine fondamentalmente. E poi mi è piaciuto pure il fatto, anche io sono concordo su lui, con lui, il fatto che dice che ognuno è specializzato in un ramo, nel suo ramo. Sì. Non siamo tutti bravi su tutto, cioè, è impossibile, quindi studiare e specializzarsi in un campo, questo è fondamentale in ogni lavoro. Sì. Io volevo fare una domanda. Allora, nel momento in cui vi rendete conto che viene qualcuno che ha un disturbo psichiatrico e quindi insomma voi lo dovete appunto indirizzare voi da uno specialista, quindi dallo psichiatra, perché ha bisogno di qualcosa in più. Ma nel frattempo consigliate anche di continuare a fare terapia? Non ti sente. Il piglio non ti sentiamo. È bello della diretta. Probabilmente adesso si riprova. No. Proviamo a capire se hai disattivato l'audio, perché anche a me succede ogni tanto, quindi no, ecco, prova adesso. No. Non ti sentiamo. No. Allora, sì, magari, questo è il bello della diretta. Sì, bello di regia. Che facciamo? Lo consigliamo di uscire ed entrare? Il piglio esci ed entra, non ti preoccupare, tranquillo. Tanto questo è, siamo qua, questa è la nostra stanza.
e lo aspettiamo, insomma, ogni tanto capita. Vabbè, Eliane, hai fatto una domanda abbastanza seria. Per una volta... Esatto. Quindi, no. Abbiamo fatto vedere l'ospite direttamente. Allora, ricordati la domanda, perché sulla tua domanda hai fatto bloccare il video. È caduto. Sì, è no, caduto. Ma poi, tra l'altro, sono solitamente io quella che cade, per una volta non sono io. Dai, una volta ciascuno, insomma. Una vediamo, sì, vediamo. Vabbè, appena possibile. Per me... Era interessante capire se anche chi ha un disturbo psichiatrico certificato. Sì. Eccolo in sentite? Sì, sì, ora sì. Sì. Ecco, vabbè, voi gliela rifai di nuovo, non ti preoccupare. Sì, sì, sì. Vabbè, sì. Cioè, no, no, ma l'avevo sentita che... la domanda. Ah, sì, sì, ok. No, dicevo, anche su questo rispondiamo un attimo attentamente, così da far capire a tutti, tutte le persone che ci stanno ascoltando, è fondamentale questo passaggio qui. Allora, può succedere che viene un paziente da noi e ha un disturbo psichiatrico, a parte che, come vi dicevo prima, già nella mia equip del TCE c'è anche lo specialista che è la psichiatra e il neurologo, quindi già è all'interno del team, così che il paziente possa essere seguito interamente. Però, a 360 gradi, quando però ci accorgiamo che il paziente non riesce a fare un percorso di psicoterapia ma ha bisogno prima del trattamento farmacologico, noi non lo continuiamo, gli diciamo inizia prima il percorso farmacologico, ci vediamo ad esempio tra 2-3 settimane. Quando invece ci accorgiamo che ha bisogno di tutte e due, noi continuiamo il percorso psicoterapico, ma nello stesso tempo facciamo introdurre dalla psichiatra il farmaco, in maniera tale da andare di pari passo su tutto. Quindi c'è questa differenza da fare. Diciamo, è una catena praticamente, il figlio, giusto? Sempre. Cioè, seguito le vostre linee. Ti vengono in mente dei casi specifici di disturbi in cui c'è bisogno di fare contemporaneamente sia la psicoterapia che dare psicofarmaci? Assolutamente sì, ci sono degli attacchi di panico particolarmente importanti, quindi con dei casi molto gravi, quindi di persone che non escono più di casa. No, di nuovo il problema, non ti sentiamo. No. Sì, non lo so. Ok, no, Elia, sei tu. Sono le sue domande. Sono le sue domande. Giuro che non faccio più domande. Basta, no, no. No, allora magari il video riproviamo a fare. Prima, sì, esatto. Esce dentro perché fai prima. Sì, tanto sei stato velocissimo. Quindi la domanda la seguita, appena entra ci risponde pure. Mavi, esce di scena, entra in scena. Sì, ormai è così, è la diretta, gli imprevisti, è proprio bello per questo, perciò sì, noi non amiamo registrare. Queste domande comunque di Eliana... Capita se... Mi sentite? Sì, noi ci sentiamo bene. Eccoci qua. No, dicevo... Ecco, ma intanto la regia ci dice che la maledizione di Eliana colpisce... Vai, vai, il video. No, dicevo che ci sono i disturbi dell'attacco di panico, quindi parliamo di disturbi particolarmente impattanti dal punto di vista, come dire, sociale, quindi ragazzi che non escono più di casa, quindi in quel momento è necessario il farmaco per poterli poi portare in studio. Ma ci sono anche i disturbi del tono dell'umore, come ad esempio la depressione. In quel caso il paziente decide di non vivere più. Quindi anche il percorso di psicoterapia è difficile da intraprendere per lui, quindi ha bisogno di un regolatore dell'umore. E poi ci sono altri disturbi come quelli della personalità. Inoltre sono fondamentali anche nel disturbo ossessivo compulsivo e anche nei disturbi che riguardano le dipendenze, come ad esempio l'alcol, il gioco d'azzardo, la droga. Quindi sono tutti disturbi che, quando sono particolarmente gravi, in uno stato particolarmente avanzato, è necessario introdurre anche il farmaco. Ok. Mo ti faccio una domanda, altrimenti Eliana ti fa bloccare di nuovo. Ok. Infatti Aldo Marco diceva che Eliana sta spaventando il microfono di Pidi. No, allora, spesso nei tuoi post scrivi di non pensare sempre al peggio.
ci spieghi questa cosa? Bello, allora, questo. Ci sono persone che sono abituate a pensare sempre alle cose negative. Ci adeguiamo talmente tanto a questo status mentale che quando iniziamo a pensare per un attimo a qualcosa di positivo ci fa strano, ma veramente ci fa strano. Cioè, ci sono pazienti che vengono qui e si preoccupano che qualche giorno è andato meglio. Addirittura? Certo, perché una di quelle. Ecco, sono proprio appunto una di loro. Appunto. Sei coraggiosa, vedi, lo dici. Appunto. No, ma comunque ho trovato un metodo per superarlo, dopo ve lo dico. Okay, vogliamo sapere. No, lo vogliamo sapere adesso, lo vogliamo sapere adesso. Ma infatti, dillo davanti al dottore. Allora, praticamente, dopo che mi sono resa conto che effettivamente ero così, allora spesso scherzavo perché dicevo, vabbè, sono sagittario, quindi sono pessimista. Cioè, scherzavo su questa cosa. Non è mero pessimismo. Sagittarianesimo. Però poi a un certo punto ho detto, ok, però ora devo fare qualcosa per cacciare via sempre questo pessimismo, questa negatività. Allora mi ricordo spesso di una frase che diceva mia nonna, perché diceva, questa cosa brutta che stai pensando, non la dire, perché oppure passa l'angelo santo e dice amen. E la fa operare. Quando la dici, non la devi proprio è dire. Tipo, è tipo la teoria che si autoavvera. Cioè, ecco, e quindi da quando ho cominciato ad adottare il metodo angelo santo, l'angelo migliorata la situazione. Sì. Quindi detti antichi, insomma, non ti sbagliano mai. Così. Ma Eliana sta dicendo una cosa, i nostri nonni hanno creato la scienza, okay? È vero. Cioè, veramente, questo è quello che sta dicendo, quello che dicevano i nostri nonni è qualcosa di scientifico, cioè quello veramente è, si chiama infatti la profezia che si autoavvera, la profezia che si autorealizza o la profezia che si autoalimenta. Cioè, quando diciamo alla nostra mente, io non sono bravo a, la mente si convince talmente tanto che alla fine è così, succederà così. Ragazzi, ricordiamoci sempre che noi siamo quello che pensiamo, ma oltre a dire quello, oltre ad essere quello che pensiamo, siamo prima quello che diciamo. Quando prima Eliana diceva sono sagittario, giusto? Sagittario. Ok, qual è stato l'abbinamento che ha associato? Io sono, come hai detto, io sono? Qual è l'aggettivo? Come? Sono pessimista. Pessimista, ok? Cioè, alla fine ti convinci talmente tanto che sei così... Lo diventa. Che lo diventi. Sì. E quando ad un certo punto diventi ottimista, ti fa strano, dici no, ma non so io. Cioè, non può essere che sono perché io. Perché io sono il quindi... contrario, invece? E perché cioè... forse sei convinto di essere ottimista, vero, dottore? No, perché no, sono un leone, tutti i puntini, non si può dire, però lui è proprio un leoncino doc. Però ad esempio in questo caso Marco è ottimista. L'ottimista da che cosa si difende? Si difende dalle cose negative. Sì, esatto. Ma l'ottimista può iniziare anche a capire che essendo tanto ottimista gli amici lo cercano quando hanno bisogno di lui. Le perché dà positività in qualche modo, no? Quando stai giù ti riprende. Esatto, quindi la nostra mente ci aiuta a capire che quando sono tanto ottimista le persone mi cercano, ma la nostra mente ci può portare a capire che quando sono troppo pessimista le persone non mi abbandonano, perché hanno paura che io posso stare male quindi decidono di stare con me. Ogni pensiero che noi attiviamo ha alla base qualcosa che in effetti rinforza quel pensiero. Cioè quando mi dicono io faccio questa cosa ma non lo so perché la faccio, non è possibile, non esiste, non è possibile, c'è sempre un motivo che spinge quella cosa a farlo. Oppure quando ad esempio diciamo ho fatto quella cosa ma non ero cosciente, non è possibile, cioè esiste l'incoscienza, ma quando beviamo troppo e ci ubriachiamo, quando ci droghiamo sì, troppo, certo. Lì ci sta, ci deve stare, ma sì, negli altri casi c'è sempre uno spazietto nella nostra mente che ci dice di fare quella cosa e in effetti poi non la facciamo. Ma sì,
Elfidio mi ha sgamato. Assolutamente. Cioè, ti ha fatto proprio una diagnosi. Sono io, narcisista fino alla fine. Visto che stasera io e il Pidio invece sono una via di mezzo. Quali cioè sono ottimista alcuni giorni e pessimista altri. Mi sono una via di mezzo tra loro due, perché allora, sono bilancia, quindi porto l'equilibrio. Infatti stavo di io, perché voglio dire, tu sei proprio l'equilibrio. Ma infatti nel terzetto qual è la... Dicevi nel terzetto e poi no, nel terzetto è funzionante, poi cioè, ci deve sì, stare ci completiamo sì, nel senso tu potresti essere là, in effetti ci sono tre menti, io lo dico sempre ai pazienti quando lavoriamo, c'è la mente emotiva, la mente razionale e la mente saggia. Ok, quindi dovete adesso scegliere quali dei tre essere. Probabilmente Mafi... Mafi è la saggia. No, secondo me... Marco, secondo me è razionale. A te è razionale. Per me è razionale, sicuro. E io sono la saggia. Cioè, a te se viene qualcuno, Marco, da te, ti dice... Guarda, sì. Lo sai, io tengo un lavoro perfetto, una donna perfetta, una casa perfetta, però sto male, tu mi te la dici, ma... Non ti preoccupare, cioè te ne esci da questa situazione. Ma che, ok, e tu sei la parte razionale, cioè tu porti la ragione, a te a B, è ragionevole. Sì, vero. Eliana porta la parte un po' più emotiva, no? Quindi quella sofferente, e invece... Oddio, mi dispiace, sono la tua croce rottina a disposizione. Intanto entrate anche Antonietta che ci saluta, lei è sempre presente alle nostre dirette, la ringraziamo. Ciao Antonietta, grazie. Comunque, una domanda che secondo me può interessare a molti. Si parla così tanto, cioè ora questo termine narcisista è veramente inflazionato sui social, no? Sì, ma tanto. Ma qual è effettivamente il profilo di un narcisista? Allora, questa è una domanda che mi fanno tantissime persone. Infatti ho fatto faccio anche io delle dirette, no? Rispetto a questo, anche su questo argomento servirebbe veramente tantissimo parlarne, anche perché tante persone poi ne parlano così, e c'è da dire che ci attribuiamo, sentivo prima Marco, questa diagnosi, perché ragazzi il narcisista è un disturbo. Ok, quindi scusami che ti interrompo. No? Noi a volte gli diamo delle gocce narcisiste, e anche Antonietta dice che tu hai descritto proprio il profilo di Marco. Ma lo ammetto, perché, raga, a parte questo, però non dal punto di vista del disturbo, ci mancherebbe altro. No, io lo so. Perché, a volte scherziamo, però no? Però... No, però è importante, la domanda è fondamentale da questo punto di vista, e diciamo che Mafi nella battuta hai dato già una grande risposta, che c'è una differenza tra essere egocentrista o utilizzare l'egocentrismo ed essere narcisista. Sì. Come vi dicevo, appunto esiste il disturbo narcisistico di personalità, che è una personalità dell'individuo, dell'essere umano, che tende a soffermarsi esclusivamente su se stesso. Infatti, uno dei sintomi principali del disturbo narcisistico di personalità è quando ha un senso di grandiosità, cioè nel senso che si sente troppo importante anche rispetto agli altri, esagera anche in quelli che possono essere i risultati raggiunti, è assorbito da fantasia, ad esempio, di successo, no? Quindi pensa che il successo è tutto quanto suo, di avere una bellezza illimitata. Mafi, però no, ma mi ha sgamato. Vabbè, crede di essere speciale per gli altri. Da un punto di vista non patologico sei tu. Richiede eccessiva ammirazione, cioè ci sono dei sintomi specifici, tende a distruggere l'altro. Cioè, no, nel senso, quando si accorge, per questo ti dicevo di fare attenzione a questo passaggio, perché infatti ha dei comportamenti che sono comportamenti o atteggiamenti puntigliosi o arroganti. Quindi è fondamentale questa cosa, perché quando il narcisista si accorge che l'altro vuole scavalcarlo, diventa un problema, lo deve massacrare, lo deve uccidere.
Invece, quello che noi insegniamo alle persone è cercare di aiutare l'altro, no? Quando sta in difficoltà. Questa è l'idea di squadra, l'idea di famiglia. Certo. E quindi, quando noi attribuiamo tu sei narcisista ad una persona, è tanta roba. Okay? Perciò vi Sì. dico, cioè, facciamo attenzione. Ma anche come un'altra informazione che voglio dare a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Non è che uno si sveglia la mattina e dice sono depresso, oppure perché è un po' agitato dice ho l'ansia. Cioè, sono delle diagnosi importanti. Perché in quel caso poi ci parliamo di disturbi seri, no? A Ok? volte noi Certo. con leggerezza usiamo delle parole. E infatti, Elpidio, mi facevi saltare alla mente una cosa dal punto di vista patologico, no? Spesso si definiscono narcisisti anche gli assassini, magari ultimamente, no? Alessandro Impagnatiello, tutti quelli che si sono macchiati di delitti tremendi. Addirittura il profilo è quello di un manipolatore, quindi veramente bisogna poi fare attenzione alla distinzione dei termini. Sì, no, è vero quello che dici, ma se facciamo riferimento a quello che hai appena detto, ne parlavo qualche giorno fa con Cucuzza, il giornalista, in un'altra Sì. intervista, è proprio questo, cioè quando l'altra mi sta scavalcando, io le devo togliere tutto, la parola, Qualsiasi costo, quindi. il successo e la vita. Ecco Mamma mia. perché. È importante fare una differenza tra l'essere narcisista patologico e l'essere narcisista perché ti piace curarti, ti piace essere al centro dell'attenzione. Ok, quindi Sì. facciamo arrivare questo messaggio, Sì, ma è con importantissimo. logica. È importantissimo, sì. Sì, Vero. abbiamo proprio due tipologie diverse. E visto che stasera, insomma, abbiamo tanti focus, proprio perché, insomma, tu ce lo permetti, volevo passare, fare un volo pindarico e passare completamente un altro argomento, facendoti un altro tipo di domanda. Io ho avuto modo di leggere, insomma, alcuni tuoi interventi, anche tu hai scritto degli articoli per quotidiani, riviste importanti come Il Mattino, Vanity Fair, e parli spesso anche di tradimento, tradimento di coppia. Quindi all'inizio un po' facevi, hai introdotto la panoramica. Vengono spesso da te come terapia di coppia per chiedere una terapia di coppia o comunque i tuoi pazienti ti parlano spesso di tradimento. Come approcci al problema? Allora, vi dico questa statistica. 2023, i pazienti entrati in tutti i centri TC Therapy Center. Allora, 9 donne su 10, dai 30 ai 40 anni, con almeno un figlio. E in una relazione stabile significa che hanno un partner, quindi o sono fidanzate o sono sposate, ma che hanno almeno un figlio dai 30 ai 40 anni, 9 su 10 portano l'esperienza di un tradimento attuale. Quindi altissima la È percentuale, altissima, è più della metà. 9 Soprattutto su 10. se poi pazzesco. Esattamente, Mafi, perfetto, questa è l'osservazione che voglio fare. No, perché non voglio parlare di uomini, attenzione, ma perché vi voglio far riflettere su come è cambiata la concezione del tradimento per gli esseri umani. Cioè è diventato qualcosa di naturale, è diventato qualcosa di eccitante, perché quando noi raggiungiamo la nostra monotonia, quando raggiungiamo le abitudini, la nostra mente ha bisogno di qualcosa di più. Devi evadere in qualche modo. Sì, e purtroppo, ragazzi, quello che noi andiamo ad attaccare immediatamente è la relazione. Cioè, tra tutte, noi abbiamo 8 aree importanti nella nostra vita. Tra le 8 aree importanti, quella che andiamo ad attaccare, mica tradiamo i nostri genitori, mica tradiamo i nostri amici, mica mettiamo in discussione il lavoro, no, andiamo ad attaccare l'area relazionale, il partner. Anche perché, purtroppo, a livello sociale, la relazione viene vista come un modo per stabilire il potere. Più donne mi faccio e più forte sono, Sono più forte. uomini mi faccio e più forte È sono. vero, E sta tutto cosa, sì. questo porta l'essere umano a sentirsi bello solo quando è capace di conquistare qualcuno che è più potente di lui. Ecco perché, se voi ci fate caso,
gli uomini adulti decidono di stare con donne più giovani, si devono sentire potenti, sì. O gli uomini più giovani decidono di stare con donne più anziane, più adulte, perché vogliono, no? Sentirsi, vogliono sentirsi potenti. Cioè, ci sono queste concezioni a livello relazionale, ma anche a livello sessuale, che sono sbagliati. Io quando vado nelle scuole e parlo dell'educazione sessuale, dell'educazione all'affettività, i ragazzi di oggi hanno una concezione del sesso completamente sbagliata, potere, aggressività, perché guardano film, porno appunto, sì, che chiaro. Io registro quello che vedo e lo devo riportare nella mia relazione. Esatto. È veramente sbagliata questa cosa. E questo succede anche con i tradimenti. E poi Pidio, se ti posso dire per la mia esperienza, insomma, io vivo, visto che insegno, vivo con i ragazzi, no? Quindi la cosa spaventosa che cerco di portare è che in Italia comunque non è cioè ultimamente forse ci stiamo svegliando un po', non è prevista una vera ora, delle vere ore come italiano, matematica, storia, di educazione all'affettività, di educazione sessuale, questo è spaventoso. Quindi i ragazzi possono fruire di tutto liberamente e con i social poi che hanno finito per rovinare tutto. Quindi questo è spaventoso per gli adolescenti di oggi, secondo il mio parere. Sì, sì, purtroppo è così. Diventa fondamentale raccontare ai ragazzi la realtà. I ragazzi non stanno nella realtà, stanno nei social, e possiamo pensare qualsiasi cosa, ma se adesso noi spegniamo le telecamere, noi siamo diversi. Se provassi ad alzare il cellulare così e vi direi, ci vogliamo fare una foto? Tutti quanti facciamo il sorriso in automatico. È facciamo. Ed è una componente psicologica incredibile. Ormai tutti sembriamo dei robot, è vero. È quindi dobbiamo ricordarci una cosa, un messaggio importante che possiamo dare a tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando. Ragazzi, i social non sono realtà. Tutto quello che vedete sui social non è vero, non è reale. Sono stato a Sanremo tutto il tempo lì come psicologo, ho visto la differenza che c'è tra gli artisti che salgono sul palco agli artisti dietro le quinte. È un mondo completamente differente. Ma è completamente diverso, sì. Diverso. E sul palco c'è finzione. Sì. Esatto. Sì. 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 Elpidio, rimanendo in tema che ha proposto Mati, ti dico, qual è il motivo principale per cui si tradisce? Allora, il primo l'abbiamo detto poco fa, quindi per potere. Ok, sì, quindi sì. Io voglio sentirmi potente e decido di stare con un'altra persona. Sì. Il secondo è la fuoriuscita della monotonia, dell'abitudine. Okay? Il terzo è per sentirci di nuovo giovani. Abbiamo bisogno di quelle sensazioni che non riusciamo a sentire più dentro di noi. E quindi, un rinfresco, diciamo. Esattamente, così. Spostiamo la lancetta e andiamo in un'altra direzione, ma perdiamo la nostra bussola, la nostra direzione principale. E poi c'è un altro motivo fondamentale che ci spinge a tradire, ed è il nascosto. È l'eccitazione più forte che abbiamo, non solo il nascosto rispetto ad un nostro partner, quindi a mia moglie, mio marito, il mio ragazzo, la mia ragazza, ma pensate che la maggior parte dei tradimenti in Italia avviene sul posto di lavoro. Sì. E sapere che io ho una relazione con una mia collega o un mio collega, ma tutto il mondo circostante non lo sa, cioè i miei colleghi di lavoro, è un'eccitazione mentale. È proibito, forte. No? E quindi esattamente, questo, esatto. E tutto questo porta alla nostra... Sì, esatto, sì. Vi vedo particolarmente ferrati su questo argomento. No, è vero. Cioè, io proprio posso dire che tutte queste cose le schivo, cioè non ecco io che invito gli avvocati. Non io che invito gli avvocati. Gli avvocati non li voglio guardare. Se lo impone, no. Praticamente. Però bisogna, per lasciare un messaggio finale sul tradimento, bisogna ricordare una cosa importante. Noi abbiamo un sistema valoriale che dobbiamo rispettare. Esistono delle regole che noi ci diamo. Se la mia regola qui, nella mia testolina, non si tradisce, io questa regola la devo portare fino in fondo. Non si tradisce, deve diventare un verbalizzare al mondo, dirlo, ragazzi, non si tradisce. E poi deve diventare un farlo, cioè non devo devo rispettare il mio sistema valoriale. Quando noi colleghiamo
quello che pensiamo, a quello che diciamo, a quello che facciamo, questa è la felicità. Cioè non è che dobbiamo andare a vedere la scienza, la felicità è pensare una cosa, dirla in giro e poi farla. Perché se io pensassi, devo andare a lavorare, lo dico, domani vado a lavorare e domani non lo faccio, è un problema. È lì che si attiva il nostro dispiacere e la nostra sofferenza. È una questione di stare in pace con noi stessi, no? Se non tradiamo i nostri valori. Esatto. È proprio questo. E su tutto è così. Tutto quello che facciamo è così. Sì, vero. Tu ne parli, no? Il video dei tuoi libri. Nei tuoi libri, no? Proprio della ricerca della felicità, quindi mi hai già risposto. La mia domanda era partita da una definizione che già, tra l'altro, perché il 20, la settimana scorsa, è stata proprio la giornata della felicità, quindi la felicità sta in queste piccole cose, oltre al fatto di rimanere single, come ci suggerisce Eli, la regia, in tutto questo. Ho letto. Esatto. E rimanendo sempre in tema. Ah, ok, ma no, vai Eli, vieni. Voglio solo chiedere quali sono i segnali che ci fanno capire che potrebbe esserci un tradimento? Al primo posto c'è il cambiamento di abitudini, che può essere sia nella direzione positiva che negativa. Positiva perché mi inizia a far arrivare i fiori quando prima non l'ha mai fatto. Negativi significa che è particolarmente aggressivo, non dovuto da altre situazioni, come ad esempio, non so, problemi sul lavoro, oppure si sono rubati un'auto. Quindi c'è un cambiamento comportamentale della persona che ci sta accanto, e poi anche a livello temporale, quindi passa molto più tempo fuori. Molti dicono che anche l'area sessuale è un campanellino d'allarme per il tradimento, però non è sempre così. Cioè non è perché non fai sesso tutti i giorni con la tua compagna o il tuo compagno significa che non lo desideri o che non la desideri. Usciamo anche da quest'altra concezione che ci hanno insegnato, no? No, ma tu, no, io una volta a settimana, no, io tre volte al giorno. Cioè non è che vince chi fa più sesso con il partner, perché anche in quello poi ci potrebbe essere un problema di fondo, Cioè stare tante volte insieme al partner, insomma, bisogna ragionarci bene, non è che più volte ci stai, perché noi valutiamo l'area sessuale come una componente per stabilire che amiamo l'altro o che abbiamo voglia dell'altro, ma non è così. Sicuramente non è solo quello, non è solo quello, certo, anche altre componenti come la voglia magari di stare in sua compagnia. Di cercarti, sì, magari di fare quattro chiacchiere. Esatto. Esatto. Ma voi pensate che i ragazzi di oggi stabiliscono l'altro mi vuole perché fa sesso con me? Sì. Questa è la concezione, l'AB dei ragazzi, no? Se io esco con lui e lui non vuole fare sesso con me, vuol dire che non mi vuole. Cioè, sesso è diventato uno strumento per stabilire se l'altro mi vuole oppure no. L'unico, sì. Sì, sì. E Fidio, tu aspetti una bambina, vero? A proposito, sì. Adesso voglio fare un attimo di auguri innanzitutto. Grazie, grazie. Augurissimi. Una bambina, la tua prima Sì, quando nascerà? No. Nascerà a settembre, e vabbè, io l'ho saputo a gennaio, ma che in bello. Effetti ho saputo qualche giorno fa che è una bambina, che è una femminuccia. E la desideravo una femminuccia come papà, ecco, per sì, come prima volta. Come prima volta, sì, questa credo che sia un'esperienza unica per me. Che bello. E quindi sarà una grossa responsabilità per me portare avanti l'educazione sia, diciamo, rispetto ad una nuova famiglia, perché poi la famiglia si allarga. E poi anche certo. Rispetto al lavoro che faccio. Una nuova vita, è chiaro, sì. Porti tanta esperienza che in questo caso penso sia da un altro punto di vista. Quindi, insomma, nel tuo futuro, a parte questo, che è la cosa più importante, cos'altro c'è, cos'altro vedi nei tuoi programmi per il futuro? Allora, io ci tengo tanto a dire una cosa, a dare un messaggio. La mia esperienza terapeutica mi ha insegnato tanto. Ho capito che alla fine di tutto, quando diventiamo anziani, ci resta la famiglia.
Ho tanti pazienti che hanno deciso di non avere figli, per scelta naturalmente, Sì. che a 67, 69, 70 anni sono andati in pensione e quindi non hanno più un ruolo all'interno della società. Sociale, quindi non lavorano e... Esattamente, non hanno più quel ruolo sociale e non hanno costruito rapporti perché si sono soffermati troppo sul lavoro. Soffermarsi troppo sul lavoro oggi è diventata una prigione. E io, con anche l'arrivo adesso della mia bambina, nei miei progetti futuri c'è sicuramente quello di mettere sempre di più al primo posto la famiglia per investire su ciò che mi rimarrà. E di sfumatura tutto il resto, tra cui appunto il lavoro. Tra Certo. poco uscirà un mio libro, un nuovo libro. Apriremo un nuovo centro il 13 aprile a Caserta, un nuovo TCE Therapy Center. Ci saranno tanti progetti dal punto di vista formativi, con televisioni, in televisione, con radio, insomma, ci sono tanti progetti, ma per me, come dire, quelli sono, è la mia La tua passione, quindi priorità è la tua sì, la mia famiglia, priorità quindi. è la famiglia, di portare avanti tutto ciò che riguarda la famiglia e poi dopo c'è tutto quello che poi c'è intorno, appunto, che è lavoro. È benissimo. E a proposito di libri, no? Io di solito chiudo la Sì, puntata con una ora domanda sulla partono le domande routine che facciamo a tutti gli ospiti, praticamente. cultura, no? E anziché chiederti questa volta il tuo libro del cuore, io volevo chiederti, intanto chiedo alla regia di mandare qualche copertina che abbiamo visto, per esempio Calamite, o anche tu hai detto che stai scrivendo l'ultimo libro, ce ne vuoi parlare? Insomma, quali sono le tematiche, velocemente le tematiche, insomma, che hai trattato in questi libri? Stiamo vedendo, questo è stato il tuo ultimo libro, se non sbaglio, giusto, Calamite? Allora, neanche a farlo apposta avete preso il mio libro del cuore, che è proprio Calamite. Beh. Io ho scritto 9 libri, adesso Sì. uscirà il mio 10° libro. È già Purtroppo il titolo. non ne Non ne puoi posso ancora parlare, parlare. no, da contratto, quindi non Ok, posso perfetto. parlarne Allora il ancora. video ti rinviteremo così ci parlerai del nuovo libro e di tutti i tuoi Sì, nuovi progetti. grazie. Però il libro, io ho scritto romanzi, saggi, il libro Sì. del mio cuore è Calamite. Calamite è stato scritto grazie ai miei pazienti. Ho rubato da ognuno di loro dei pezzettini, li ho messi a posto e ho scritto una storia d'amore dove ognuno poi può scrivere il proprio finale. Che bello, E quindi bellissimo. è un libro d'amore, è un libro fatto di tradimenti, è un libro fatto di passione, di Di sofferenza e di esperienze. psicologia. Sì, di esperienza con i miei pazienti, sì. Cioè, Sì. io lo dico sempre, Calamite l'hanno scritto loro, non l'ho scritto io. E quindi Ma hai raccolto tutte le storie. ho raccolto storie e le ho messe insieme ed è diventata un'unica storia. Ma è È bello stato un anche il lavoro. titolo, molto profondo il titolo. Sì, ed è quello che poi rappresenta l'amore. Infatti, il sottotitolo è Sì, La direzione perfetta, però poi perfetta. nel libro c'è tutto tranne che quella direzione perfetta, no? Perché poi noi abbiamo un'idea di amore, ma poi potete immaginare Cioè, come viene nella vita, nella stravolto pratica è tutt'altro di tutto, solito. tutt'altro, Certo. Ma esattamente, questo è il bello poi. sì, sì, altrimenti poi saremo tutti uguali. esattamente, Sì, tutti perfetti. E non sì, va bene, raga. no, assolutamente No, no, no. sì. Assolutamente. Assolutamente La no. domanda che ti faccio io è la canzone, la tua colonna sonora della tua vita, qual è? Allora, questa è una domanda Difficile. difficile in questo È momento, difficile, è vero, perché ce ne però sono tante, no? Poi di solito noi abbiniamo sì, una canzone a ogni periodo della nostra vita. magari bravo, una in particolare, oppure magari dei titoli in particolare, cioè tranquillo, non ti sì. preoccupare. Allora, io mi verrebbe da dirvi il cantante perché Ok. vado ad abbracciare un po' tutto il mio status umorale. Allora, a me piace molto Mengoni. Ah, bravissimo. E quindi diciamo, le canzoni che porta fuori lui rappresentano per me una parte della mia vita. E Bella quindi cosa. non mi verrebbe da utilizzarne tante, però se Sì. proprio dovessi, cioè non mi viene da Sì. dirne una, ma se proprio dovessi dirne La una sua, che però. forse in questo momento potrebbe rappresentare oggi, proprio oggi,
direi guerriero, cioè, il guerriero, ah, nel okay. senso mi viene in mente il padre, la poesia è un testo meraviglioso. Sì. Il padre con una bambina, il padre che deve difendere una bambina. Sì, se dovessi vero. Dire oggi, ci rivedi, la notizia no? che mi rivedo, sto già entrando in quell'ottica lì. Quindi... Sei già diventato un guerriero per lei. Che bello. Hai avuto occasione di vederlo, magari ai concerti? Sì, sì, sì. Sono okay. stato Bravissimo. A Roma l'anno Anche scorso. Noi. Sì. Anche noi, sì, noi l'abbiamo visto. A Salerno è proprio bravo, sì. cioè Marco porta se stesso nei testi, sul palco, sì. poi dà proprio l'impressione di essere una persona molto emotiva, no, sensibilmente un grande artista. Quando ha fatto Ti ho voluto bene veramente, lui si emoziona proprio. Piangeva. Cioè, lui si emoziona proprio tantissimo. Sì. Ha fatto emozionare anche noi, perché poi te lo trasmette, quindi guarda. Tra l'altro lui ha parlato anche proprio quest'anno a Sanremo, dove ero io, ha parlato del suo percorso di psicoterapia, ha parlato sì. delle sue fragilità, sì. della sua difficoltà. Sì. Nel... profondo quel discorso, sì. proprio... sì, perché sì. loro sono da esempio fondamentalmente. Sì. No? Assolutamente esatto. Sì. sì. Esatto. Comunque saluto Giuseppe. Va che bene ragazzi. Sempre... Giuseppe, il video, grazie, è stato grazie. Veramente... un piacere, ringraziamo allora, tantissimo il video. Ma ragazze, è doveroso vediamo... dare un grande in bocca al lupo al video per tutto il progetto C'è Futuro che lui sì, in bocca deve al lupo, fare. Auguri Grazie. Per l'arrivo della tua bimba e ti aspettiamo Grazie. Per parlare del nuovo libro, soprattutto. Molto volentieri, molto molto Grazie volentieri. Ancora. Grazie per avermi ospitato tutto. E vi mando un abbraccio. Grazie a te. Grazie a te. In bocca al lupo Grazie. Per tutto. Ciao. Grazie. Ciao a tutti e buon